togli tutti i succhioni. Ciao a tutti, io sono Francesco, potatore certificato. Siamo ancora al chiuso perché purtroppo fuori piove. Nelle ultime 2 settimane ho lavorato un giorno. Bene, quindi in attesa di tutorial in campo continuiamo a parlare di false credenze da sfatare. Una delle più comuni riguarda proprio l'eliminazione dei succhioni, tutti i succhioni, come se fossero il male della pianta. In realtà i succhioni servono alla pianta e eliminarli tutti crea dei problemi. E ora andiamo a vedere come mai. Normalmente i succhioni crescono sul dorso delle branche, quindi supponiamo che questa sia una branca primaria, in questo caso qua c'è il tronco, disegno malissimo, non facciamoci caso perché sarebbe meglio farla così, diciamo così sarebbe meglio. Di qua c'è l'altra branca, ma non ci interessa, ok? Allora, cosa succede? Qua normalmente crescono i succhioni, specie ne crescono tanti se c'è uno squilibrio chioma radice, e purtroppo ne crescono tanti quando la pianta comunque è potata male. Perciò tanti cosa si ritrovano a fare tutti gli anni? A perdere un'ora a pianta con la forbicina a tagliare tutti i succhioni. Cosa succede praticamente? Andando ad eliminare tutti gli anni tutti i succhioni presenti sul dorso delle branche, a lungo andare il dorso andrà a seccarsi perché non ci sarà più richiamo di linfa in questa zona e quindi la pianta, diciamo che abbandonerà tutto il dorso, che vedrete seccare. Si vede infatti su molte piante che hanno questo problema, il dorso disseccato, e questo è il motivo. Purtroppo molti che non conoscono queste cose appunto si limitano, per quanto riguarda la potatura, a tagliare succhioni tutti gli anni, tutti i succhioni. Cosa dobbiamo fare noi? I succhioni, quelli più vigorosi, quelli di diametro maggiore, di inserzione più verticale e quelli che vanno più in alto, quelli li dobbiamo togliere perché vanno comunque è un tentativo della pianta di ricostruire una struttura primaria che a noi non serve. Quindi li dobbiamo togliere. Quelli più morbidi, più leggeri, li dobbiamo lasciare, proprio perché oltre al fatto che comunque le foglie servono all'olivo per tutte le sue funzioni, ci preserveranno questi piccoli succhioni il dorso delle branche. Poi se diventano più grossi, l'anno successivo li andremo a togliere. Molti succhioni, cioè alcuni succhioni, quelli magari più piccoli, ci possono servire anche per creare eventualmente delle branche secondarie. Ma cosa succede invece nelle branche secondarie? Anche nelle branche secondarie che sono tendenzialmente orizzontali, qui supponiamo che sia la branca primaria, così, ok? Questa è una branca secondaria, specie vicino magari alla zona più centrale, crescono questi succhioni più vigorosi che, come quelli di cui abbiamo parlato prima, tentano di ricostruire una nuova struttura, e quindi questi li andiamo a togliere. Però crea anche l'olivo dei succhioni più teneri, che poi andranno a piegarsi, saranno molto sottili e si serviranno come rinnovo per la branca secondaria. Quindi quelli sottili che si piegano lasciamoli, perché poi a lungo andare questa branca prenderà la tipica forma che tanti usano la mano per far capire, comunque andrà a inclinarsi e le parti vecchie diventeranno improduttive, quindi si potranno togliere, ci saranno quelle nuove che sostituiranno quelle vecchie. L'olivo è autonomo nel generare i rinnovi, proprio per la sua peculiarità di produrre comunque sui rami di un anno a bassa vigoria. Quindi l'olivo in autonomia riesce sia a produrre che a produrre rami che serviranno per produrre gli anni successivi. Quindi penso che sia chiaro, è assolutamente sbagliato togliere tutti i succhioni senza fare una distinzione. Noi dobbiamo fare una selezione, togliere quelli più vigorosi e lasciare quelli più piccoli. Nel caso in cui troviate magari una zona dove magari è stato fatto un grosso taglio e sono cresciuti tanti piccoli succhioni, potremmo anche fare una selezione di quelli, sfoltirli un pochino, o se no li lasciamo crescere e li tagliamo l'anno dopo, non succede niente. Sull'olivo ricordate che i problemi vengono dati dai rami di grosso diametro, non dai rami che sono piccoli come un mignolo. Quindi non perdete troppo tempo sui succhioni, togliete solo quelli più vigorosi, lasciate perdere quelli piccolini che è dannoso toglierli. Detto questo, vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!